C'è una chiesa di BMW. Ah, ma io ti ho detto beata Maria Vergine del Carmelo, non BMW. A me mi dicono, fai l'intervista davanti alla BMW di Carmelo. E tu Carmelo Scioppo che sta con la BMW. Io dico, puoi spiegare la chiesa davanti? No, mi sa che è proprio... è la chiesa. Ah, perché ma abbiamo la sole, ma perché mi sta facendo occhio. Allora dobbiamo andare là. Aspettiamo che esco le parrocchiane e l'intervista. Andiamo, dai, la metti in vista, andiamo. Andiamo in pace. L'errore commesso poc'anzi. Come vedete qui alle mie spalle c'è la chiesa Beata Maria Vergine del Carmelo. Stiamo attendendo che la messa finisca in modo da poter fare le nostre interviste ai parrocchiani. Stiamo intervistando i parrocchiani che gli fanno gli auguri in diretta. Bene? Posso? Pronto? Siamo già in diretta. Allora via, posso? Io trovo che durante il periodo che ho abitato qui in Via Dante, conoscere Don Salvatore mi abbia arricchito moltissimo, mi abbia fatto crescere anche. Quindi ci sono trovata molto bene. Okay. Vuole aggiungere qualche cosa? Ah, io mi associo a tutto quello che ha detto mia moglie e quindi non posso fare altro che condividere tutto quanto ha detto già. Ok, la ringraziamo, buongiorno. Don Salvatore che possa stare tra di noi per tanto tanto tempo ancora e ne abbiamo bisogno. Ok, grazie, abbiamo bisogno della sua presenza. Grazie signora, buongiorno. Siamo in diretta. Bene, abbiamo qui due esponenti della parrocchia di Via Dante che vorrebbero fare gli auguri a Don Salvatore per i 25 anni di facendo. Da chi comincio? Prima le donne. Io vorrei dire che siamo stati fortunati ad avere nella Via Dante Don Salvatore, sia per la sua preparazione e anche per il suo spirito di sacrificio, di abnegazione e di tutte le qualità insomma, che possa avere un sacerdote. Lei approva? Io sì, approvo tutto quello che ha detto mia moglie. Ci avrei giurato. Comunque la cuia non ce l'ho fatta. Io volevo augurarmi che possa continuare sempre con questo spirito di iniziative e di novità. Scommetto che anche lei voleva augurare la stessa cosa. Io ringrazio il padre Maritone per tutto quello che fa per la parrocchia di Via Dante, per tutta la comunità. Grazie, buona domenica. Bene, abbiamo beccato due nuovi parrocchiani, quindi è il nuovo che avanza. Avanzato? Sì, no, che è il nuovo che avanza. Cosa pensate di Padre Muratore? Che vi è sembrato di questa messa? Di questa messa e di tutte le messe che fa non possiamo che pensare e dire bene. Noi non siamo, non solo siamo noi parrocchiani, siamo perciò da parrocchiani adottivi, cioè noi abbiamo lasciato la nostra parrocchia per venire da Padre Muratore. Credo che questo basti a definirlo. Ma non dica quale parrocchia ha lasciato per non fare pubblicità negativa. No, assolutamente, anche il mio parroco è un gran parroco. Però Padre Muratore no, ci dà quel tocco di fiducia in me. Quindi un augurio a Don Salvatore per i 25 anni di facendo. Don Salvatore, 100 e 100 di questi giorni. È un augurio particolarmente. Allora, io sono stata cresimata da Padre Muratore, quindi l'ho conosciuto in quell'occasione e devo dire che, non lo so, ha lasciato qualcosa dentro, questo siamo continuati. Continui su questa strada. Sì, continui davvero. Vabbè, fa un bel gruppo di giovani. Complimenti per l'amministratore. Buona domenica. Visto che era tutto preparato, dovevamo dire anche questo, ci ha pagato per dire complimenti. Io infatti non staccavo il collegamento perché ero in attesa. Arrivederci, il caffè dopo.
il mio... Prego, a uno. Per gli auguri a Don Salvatore. Un augurio per Don Salvatore che fa 25 sì, anni. Sì. Mi dicono di fare più piano, però Don Salvatore ci sente che sta per uscire dalla chiesa. Io i miei migliori per gli auguri per 25 anni, anche per te 25 anni a parte. Le sue preghiere, le sue prediche sono ascoltate con tanto fervore, con tanta attenzione. Spero che questa Salvatore giuri per altri 100 anni, per il conto sempre dei cuori che per vedere l'amore e la salvezza. Lei ha fatto una predica, potrebbe fare concorrenza a Don Salvatore. No, per carità, non sono nemmeno degno di attaccare. Di legare i calzari, questa è una frase che abbiamo sentito da qualche tempo. Io lo ammiro, lo sento con piacere e credetemi che io non vengo qui a fare domenica a sentire le sue parole, la settimana non mi sembra vera. Questo la ringrazio. È pure santa verità. Buona domenica. Grazie. Qui una coppia di parrocchiani che potrebbe fare gli auguri a Don Salvatore per i 25 anni di facendo. Allora, tanti auguri a Don Salvatore che è il nostro parroco e che ha contribuito alla crescita morale di tutti noi giovani. Senz'altro è stato quindi un grosso contributo alla formazione di tutti i giovani della parrocchia che gli sono grati. Quindi mi sento di rappresentare un po' tutti i giovani in questo momento che certamente vorrebbero esprimere, come sto facendo io, la loro gratitudine nei confronti del nostro parroco. Non zoomare così vicino, Andrea. Scommetto che lei è molto d'accordo con quello che ha detto Gianluca. Sicuramente, non posso... Vuole aggiungere qualcosa? Ma nient'altro. Quindi un augurio... Sì, vivissimi solo auguri e... 100 di questi giorni, anni... Non è geniale. Grazie. Buona domenica. Ma per chi è questa torta? Per Don Salvatore. Ma come mai? Fa 25 anni di sacerdozio. E quindi? Quindi auguri. No, e quindi gli diamo questa torta. Doveva dire questo. Lei ha detto noi facciamo. Vabbè, allora, gli auguri erano alla fine. Quindi gli diamo questa torta. E facciamo tanti auguri. Lei approva? Tutto. Comunque la torta ce la mangiamo noi. A Don Salvatore lasciamo la candelina. Vabbè, naturalmente questa parte la taglieremo. Va bene, ok. Buongiorno. Abbiamo trovato qui uno dei chitarriatori della Via Dante che vorrebbe fare gli auguri a Don Salvatore per i 25 anni di carriera. Devo dire innanzitutto che sono auguri molto spontanei, in quanto sono stato tirato qui a forte dal presentatore che c'è una giacca tipo fiorello. In tutti i casi vorrei fare gli auguri a Don Salvatore, ringraziarlo per quello che ha fatto qui per noi giovani. Ci sono degli effetti fuori campo di Emanuele che non mi sembra. Semplicemente gli auguri che continui così altri 55 anni di sacerdozio in Via Dante e basta così. Che celebri molti matrimoni soprattutto. Ma io mi pare abbiamo che... qui a proposito Raffaella. No, a proposito no. Comunque a me pare. Come a proposito no? A me pare. Questo è uno scoop. A me pare che non siano stati celebrati molti matrimoni effettivamente in questa chiesa. In questa chiesa no, però da lui. Prima o poi si inaugurerà anche questo filone. Quindi è una promessa, abbiamo qualche dato? Qualche dato possiamo avere al limite, che ci sono delle coppie che. Anche Gianluca, per esempio. Vabbè, comunque questi campeggi, comunque questi io vorrei aggiungere una cosa ai genitori dei bambini che ancora insomma della scuola elementare, della scuola media, attenzione ai campeggi, non vi fidate molto dei bambini. Vuoi fare un appello? No, un appello no, già. Un appello per la chiesa nuova. No, vabbè, ma che chiesa nuova? Siamo in zona qui, non può essere. Vorremmo sapere se sono dei parrocchiani per farmi gli auguri. A Don Salvatore? Cosa? Io posso dire semplicemente che una volta che conosco da moltissimi anni Don Salvatore e che mi ha aiutato a crescere, a formarmi nella mia vita di fede, posso augurargli un mondo di bene e che sia la stessa esperienza la viviate molti altri insieme con me. Brigati che qua. Grazie. Ma chi sei genisticati? Un augurio. Vai. Un viva luce. Vai, a domani. Un augurio a Don Salvatore per questi 25 anni di facendo.
tanti auguri a Don Salvatore. Per me è 25 anni di le nozze di argento con il sacerdozio. Ma le nozze d'argento con chi? Mi scusi. Con la chiesa in generale. Beh, un po' confuso. No, è confuso. Auguri a Don Salvatore. Grazie. Ciao. Ciao. Il microfono è il mondo. Andiamo a raggiungere la chiesa di Via Callicratide, Madonna di Fatima, dove Don Salvatore era vice parroco. Buongiorno Miscuchi, buongiorno. Conosce dove padre Muratore? No. Non è via Grigia. Non è via Grigia, è un pochino buona manca ieri. Buongiorno, conosce Don Salvatore Muratore? Sì. Complimenti. Qui non faremo niente. Casuale. Io la gente non si perde. Andiamo. Cioè, dimmi, tanto vai, non manderemo la domanda. Dai, dai, dai. Grande amore, lo so, il giocatore. Dove eri? Che ricordo hai? Dove eri? Non lo so. Tanto te l'hanno dato da me. E quando ero qui? Ricordi bene, ricordi umani, rete proprio ai giovani, a salvo per i giovani, per tutti gli anziani. Vediamo tutte le cose da distanza. Che devo dire? Federica, quello che vuoi, un augurio. Un augurio. Te lo ricorda lei, non per la donna? Certo, come no. Quando era qui com'è? Cioè, bravo, ricordo bravo, buoni. Bravo. Perfetto. E al tipo di padre Messano. Sì. Poi sono bastate, insomma, poi si è fatto la sua vita. Certo. Comunque è un buon ricordo. Bello, bello, ricordo bellissimo. Ok, la ringrazio. Prego, la buongiorno. La signora fa l'augurio a Don Salvatore. Tanti auguri, la signora dice che. Ok, se la ricorda lei. Se la ricorda. Ci sono già messo a fare il suo tanti. Ho capito, quindi viene anche a me. Ok, la ringrazio. Buongiorno. Conosco personalmente Don Salvatore e l'opera da lui svolta. So che ha fatto sempre un'opera pastorale molto proficua e di grandissimo gradimento da parte di tutti i fedeli. Gli posso augurare di continuare sempre su questa strada, che il Signore gli dia sempre la forza che ha mantenuto fino a questo momento e che possa sempre esercitare questo suo ministero con questo lodevole spirito di sacrificio e di apostolato cristiano. Grazie. Grazie. Felicità per la Chiesa e auguro ancora altri 25 addosso per completare 58 anni di sacerdote puro e per il popolo del Dio e amante del popolo. Grazie signora. Veramente con piacere che esprimo i migliori auguri per il suo 25esimo a padre Muratore, per tutto quello che ha già fatto per la nostra città e per quello che continuerà a fare nel corso degli ulteriori suoi anni di sacerdozio. Tanti auguri padre Muratore. Tanti auguri. Tanti auguri a Don Salvatore, è stato e un prete veramente amico degli amici. Niente, deve dire io gli auguri a Don Salvatore, bravissimo. E poi quello che si ricorda, va bene? Aspetta, è un giovane bravo, il 25esimo bravo. E tanti auguri di buona salute, quello che conta. No, sempre bravo. Buono, sì, bravo. E tanto che il mio nipote ha un bravo. Perché non ti fai? Ok, è un sacerdote bravissimo, a me non vale. Ormai sono questa, intelligentissimo, è un sacerdote veramente esemplare, ecco. Grazie. Augurio per il padre Muratore. Che ci auguro 100 anni di fare sempre il sacerdozio, perché è un bravo prete. Grazie, allora
tutti al Duomo. Sì signore, a disposizione. Alleluia, alleluia. Un augurio a Don Salvatore per il 25esimo anno di sacerdozio. Auguri, venite. No, guardi, guardi la telecamera. Ma non voglio la telecamera io. Di fare un altro 95, un altro 75. Ho capito, quindi un augurio temporale, diciamo. No, permanente voglio, quello temporale. La ringrazio. Un augurio a Don Follatore per il 25esimo anno di sacerdozio. Auguri 25esimo di età di sacerdote e 1000 anni di salute. Quindi anche lei con il tempo? Con il tempo, certo. E nello spazio? E nello spazio ci vorrò mangiare io. Ho capito, grazie, buona domenica. Un augurio a Don Follatore per il 25esimo anno di sacerdozio. Tanti auguri e felicità. Per 1000 anni. 1000 anni? Sì. Quindi come il signore di poco fa? Sì, come no. Non aggiunge niente? Merita qualche muratore. Ho capito, la ringrazio. Buona domenica. Accettante. Bene, un augurio a Don Salvatore per il 25esimo anno di sacerdozio. Di poter continuare sempre a guidare questa comunità con lo stesso impegno, la stessa costanza, la stessa forza, lo stesso vigore, lo stesso entusiasmo. Per quanti anni? Fino a quando il Signore vorrà. Siccome quando ha detto 1000 anni, lei aggiunge qualcosa? No, no. Quindi le vanno bene 1000 anni? Sì. Grazie. Prego. Stiamo facendo le interviste per Padre Muratore per il 25esimo anno di sacerdozio. Vuole fare un augurio a Don Salvatore per questa e per questo evento? Cosa augura a Padre Muratore per questo evento? Acceso. Spendere. Vabbè, vai, adesso tanto così viene lo stesso. Cosa vuole augurare a Don Salvatore per il 25esimo anno di sacerdozio? Anzi dico che per quello che ha fatto per tutta la parrocchia, per tutto il Lione, eccetera, meriterebbe addirittura una grandissima chiesa, non una piccola chiesa, una grandissima chiesa. Grazie. 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 Questo saranno mandate poi quando facciamo la festa. Spero che sia. Deve venire. Non solo auguri, ma. Buongiorno. Grazie. Anno di sacerdozio del Padre Muratore. Dobbiamo fare gli auguri. Prego. Padre Muratore, Un attimo, la telecamera. Alla, auguroni Padre Muratore. Che ti devo dire? La ringrazio. Tanti, 25. Qualcuno ne ha augurati addirittura 100. Lei con 25 così fa brutta figura. Io 50, io dico altrettanti 25, 25, 25, 50. Facciamo qualcosa di più. E di più anzi. Quante ne metto? Altrettanti, che ne so. Ok, grazie. Un augurio a Don Salvatore per i 25 anni di sacerdozio. Auguri a tutti. No, a tutti, a Don Salvatore. Sì. Che abbiamo fatto tutti i 25 anni di sacerdozio. Auguri a sacerdote. Grazie. Grazie. No, devi dire prego. Prego. Ciao, grazie. Auguri a Don Salvatore. Buongiorno, siamo qui per fare gli auguri a Don Salvatore per il 25esimo anno di sacerdozio. Un augurio particolare per questo evento eclatante. Certo, perché lo merita. Accettando tutta la via Dante. No, vabbè, in questo momento ci stiamo occupando del prete, della via Dante. Tutti facciamo complimenti al Padre Muratore. La ringrazio. Quanti anni augura di sacerdozio ancora? Finché il Signore le dà la salute. E cioè? Tanto. Ah, non fa pronostici? No, no. Ho capito, la ringrazio. Dove può arrivare arriva. La ringrazio. Prego. Buongiorno, un augurio a Padre Muratore per i 25 anni di sacerdozio.
Tanti auguri e che ne faccia altri 100. E le offre un? Un caffè. Caffè. È normale. Un caffè. Grazie. 1000 di questi giorni. Di questi giorni, molti hanno detto 1000 di questi anni. Di questi giorni, 1000. Ah, quindi 3 anni praticamente. E basta. Grazie. Un augurio a Don Salvatore per questi 25 anni di sacerdozio. Io credo che Don Salvatore in questi 25 anni di sacerdozio abbia fatto molto per lui e per tutti quanti noi, soprattutto da quando è qui nella nostra comunità di Via Dante, che è cresciuta notevolmente. Io gli auguro di poter continuare così, anzi meglio di così. Perché ha qualcosa di cui lamentarsi? No, non ho nulla di cui lamentarmi, ma mi auguro che lui possa raggiungere altre vette, cioè oltre a quello del sacerdozio. Allude forse alla carica di vescovo? Perché no? Vescovo di Agrigento. Un augurio per questo 25esimo anno di sacerdozio di Padre Muratore. Cosa ne pensi? È un attimo che deve... Sì. La ringrazio. Beh, addirittura 100 anni. Grazie.